Nella scorsa lezione ci siamo occupati di definire alcuni concetti fondamentali per lo studio del moto. In particolare abbiamo dato le definizioni di punto materiale, inteso come oggetto molto piccolo rispetto allo spazio in cui si muove. Poi abbiamo definito il sistema di riferimento. Come insieme di oggetti o di corpi considerati fermi rispetto ai quali vengono misurate le distanze, quindi la posizione di un oggetto in movimento. Il sistema di riferimento poi richiede anche un supporto matematico mediante il sistema di assi cartesiani, e uno strumento di misura delle distanze, chiaramente. Poi abbiamo definito il concetto di traiettoria come insieme delle successive posizioni occupate da un punto materiale man mano che si muove. È sostanzialmente una curva. Quando questa traiettoria è un segmento di retta, si parla di moto rettilineo, che è il primo tipo di moto di cui abbiamo cominciato a descrivere le caratteristiche. Infine abbiamo definito alcune delle grandezze fondamentali per descrivere il moto, in particolare la posizione, che abbiamo indicato con una lettera X, è intesa come distanza dall'origine, misurata col segno più o col segno meno a seconda se il punto materiale si trova al di qua o al di là dell'origine. Poi abbiamo dato la definizione di spazio percorso, come differenza delta X tra una posizione finale e una posizione iniziale. Abbiamo definito l'intervallo di tempo, come differenza delta t fra un istante finale e un istante iniziale. Di solito l'intervallo di tempo è inteso come tempo trascorso perché succeda un certo fenomeno, per esempio affinché venga percorsa la distanza delta x di qui sopra. E infine abbiamo definito la velocità media, intesa come rapporto tra lo spazio percorso e l'intervallo di tempo impiegato a percorrere tale spazio. Quindi in generale la velocità è una divisione, il risultato di una divisione al numeratore, quindi come dividendo abbiamo la differenza fra una posizione finale e una posizione iniziale. E come divisore la differenza fra un istante finale e un istante iniziale, spazio percorso diviso tempo impiegato a percorrere tale spazio. Consideriamo adesso una serie di esempi per prendere padronanza con questi concetti, in particolare con la definizione di velocità. Facciamo un esempio. Consideriamo una persona che cammina. A passo di marcia, quindi con una certa celerità. Comunque si tratta di una camminata, quindi è una persona che mantiene sempre un piede a terra, non stiamo parlando di corsa. Beh, se una persona adulta fa una prova e cerca di vedere quanta distanza percorre in un intervallo di tempo facilmente misurabile con un cronometro di 10 secondi, solitamente il risultato è qualcosa di questo tipo: si riesce a percorrere una distanza dell'ordine di circa 15 metri. Ovviamente non è uguale per tutti, però approssimativamente è di quest'ordine. Magari non sarà 15, sarà 17, per qualcuno sarà 12. Diciamo che in media possiamo indicare una distanza percorsa, se uno cerca di tenere un passo sostenuto di marcia, di circa 15 metri in 10 secondi. Allora, qual è la velocità di una persona che cammina ottenendo questi risultati? Abbiamo definito la velocità media come il rapporto tra lo spazio percorso e l'intervallo di tempo impiegato a percorrere tale spazio. Allora, eseguiamo questa divisione: al posto di delta x abbiamo 15 metri, al posto di delta t abbiamo 10 secondi. 15 diviso 10 fa 1,5 metri su secondi. Ecco, così abbiamo l'idea di cosa il metri su secondi può rappresentare un valore di 1,5, quindi 1,5 può essere la velocità di una persona che cammina a passo sostenuto.
per avere le idee chiare sulla differenza che c'è quando consideriamo invece una persona che corre, prendiamo in considerazione i risultati tipicamente ottenuti da un corridore centometrista. Un centometrista riesce, ben allenato, riesce a percorrere i 100 metri tipici della sua gara di velocità. Quindi stiamo considerando una distanza percorsa di 100 metri in un intervallo di tempo. Se qualcuno ha mai assistito alle gare di 100 metri, di solito i corridori veloci riescono a percorrere tale spazio in un intervallo di tempo di circa 10 secondi. Diciamo che l'attuale record credo che sia inferiore ai 10 secondi, sarà 9 secondi e qualcosa, ecco. Però, giusto per avere dei numeri semplici, consideriamo 10 secondi come valore attendibile per un centometrista allenato. Allora, in questo caso la velocità, possiamo vedere, è data da 100 metri, lo spazio percorso diviso 10 secondi, si semplifica 1,0 sopra e sotto e ci ritroviamo con una velocità di 10 metri su secondi. Guardiamo subito la differenza con il risultato precedente. Una persona che cammina riesce a fare 1,5 metri ogni secondo. Un centometrista che corre, almeno per un tempo breve, riesce a percorrere 10 metri ogni secondo, quindi questo per rendere l'idea della differenza tra una persona che cammina e una persona che corre molto veloce. E chiaramente potremmo avere anche le velocità di altri casi e di altri esempi, però prima di prendere sotto esame altri esempi, consideriamo, soffermiamoci sull'unità di misura. Qui stiamo misurando le velocità in metri su secondi, che è l'unità di misura standard del sistema internazionale di unità. È anche vero però che se guardiamo l'indicatore di velocità di un qualunque mezzo di trasporto, un'automobile, un ciclomotore, eccetera, questo strumento presenta delle misure di velocità in un'altra unità di misura, precisamente in chilometri su ore, brevemente detto chilometri orari. Questa unità di misura di velocità chiaramente è diversa da quella che abbiamo utilizzato noi del sistema internazionale. Che relazione c'è tra queste due unità di misura? Come si fa a convertire una velocità misurata in metri al secondo in una misurata in chilometri orari e viceversa? Beh, facciamo un esempio. Consideriamo un'automobile in cui l'indicatore di velocità sta indicando una velocità di, per esempio, 90 km orari. Può essere, ad esempio, la velocità di un'automobile che percorre una strada a scorrimento veloce. 90 km/h, proviamo a tradurlo in metri su secondi, così abbiamo un elemento di confronto più chiaro tra la velocità di un'automobile e la velocità di una persona che cammina o di una persona che corre. Allora, per tradurre la velocità in chilometri orari e una velocità in metri su secondi, riprendiamo un attimo le equivalenze elementari che ognuno di noi conosce per tradurre la distanza misurata in chilometri in una distanza misurata in metri. Un chilometro sappiamo che corrisponde a 1000 metri. Allo stesso modo, un'ora contiene 60 minuti, ogni minuto contiene 60 secondi, quindi un'ora contiene 60 per 60 secondi, quindi 3600 secondi. Con queste informazioni, cioè la traduzione in metri del chilometro e la traduzione in secondi dell'ora, possiamo effettuare il cambio di unità di misura della velocità espressa in chilometri orari. E allora, 90 lo riscriviamo. Al posto di chilometri ed ore mettiamo le loro espressioni in metri e secondi rispettivamente. Quindi al posto di chilometri mettiamo 1000 metri e al posto di ore mettiamo 3600 secondi. Ovviamente adesso abbiamo la nuova unità di misura, metri su secondi, che è già comparsa. Però dobbiamo combinare la misura espressa in chilometri orari, cioè 90, con i numeri che sono venuti fuori dalla conversione delle unità di misura. Per fare questa operazione osserviamo subito che moltiplicare per 1000 e dividere per 3600 è come moltiplicare per 1 e dividere per 3,6. Questo perché 1000 e 3600 si possono combinare in questo modo. Osserviamo subito che 3600 diviso 1000
si ottiene spostando la virgola di 3 posti su 3600, quindi la virgola si sposta da qui di 1, 2 e 3 posti, quindi ci ritroviamo con 3,6. Quindi all'inverso 1000 su 3600 è pari a 1 su 3,6. Quindi nel risultato della nostra conversione abbiamo 90 diviso 3,6 metri su secondi. Eseguendo la divisione con una calcolatrice, abbiamo 90 diviso 3,6 uguale 25. Metri su secondi. Ecco che abbiamo tradotto i 90 km orari in 25 metri su secondi. Se vogliamo fare un confronto, guardiamo i valori delle velocità che riguardano una persona che cammina 1,5 metri su secondi e una persona che corre 10 metri su secondi. Quindi una persona molto veloce, un campione olimpionico, riesce a percorrere la sua distanza ad una velocità di 10 metri al secondo e sempre per un intervallo di tempo molto breve, perché è chiaro che con una velocità tale si stanca molto presto. Per differenza vediamo che una comunissima automobile che cammina su una strada a scorrimento veloce percorre invece 25 metri su secondi. Questo per capire qual è il confronto tra un mezzo di trasporto come un'automobile e una persona che va a piedi. In questo modo ci rendiamo subito di qual è il significato di una velocità espressa in chilometri orari nel confronto con una velocità espressa in metri su secondi. Chiaramente potrebbe essere necessario fare un confronto all'inverso, cioè andare a vedere come una velocità espressa in metri al secondo si possa tradurre in chilometri orari. E lo possiamo fare proprio con la velocità di un centometrista, oppure di una persona che cammina. Proviamo a tradurre queste due velocità in chilometri orari. Allora, abbiamo imparato poco fa che per convertire una velocità da chilometri orari a metri su secondi, occorre dividere la velocità espressa in chilometri orari per il fattore di conversione 3,6. È chiaro quindi che per effettuare la conversione opposta, cioè per passare da una velocità espressa in metri al secondo ad una velocità espressa in chilometri orari, occorre fare l'operazione inversa, cioè moltiplicare la velocità espressa in metri al secondo per 3,6 per ottenere l'analoga velocità espressa in chilometri orari. Quindi, nel caso che abbiamo esaminato, quello per esempio della persona che cammina, una velocità di 1,5 metri su secondi può essere espressa in chilometri orari prendendo 1,5 e moltiplicandolo per 3,6. In questo modo otteniamo, prendiamo di nuovo a prestito la calcolatrice, abbiamo 1,5 per 3,6 che è uguale a 5,4. Da confrontare con i 90 km orari di un'automobile. Analogamente, la velocità di una persona che corre i 100 metri abbiamo detto che può essere di 10 metri su secondi. Anche questa può essere convertita in chilometri orari moltiplicando il 10 per 3,6 e otteniamo la velocità in chilometri orari. 3,6 per 10 non richiede la calcolatrice, basta spostare la virgola in avanti di un posto, visto che c'è uno 0 nel 10, e abbiamo 36 chilometri orari. Quindi le due velocità di 1,5 e 10 metri su secondi diventano rispettivamente 5,4 e 36 km orari, in modo da poter fare il confronto anche direttamente con i 90 km orari di un'automobile. Abbiamo così imparato la regola generale per convertire l'unità di misura metri su secondo in chilometri orari e viceversa. Ora andiamo a analizzare un altro aspetto dello studio del moto. Precisamente,
Ci occupiamo di riprendere la formula che definisce la velocità. Come rapporto fra lo spazio percorso e l'intervallo di tempo, e vediamo come questa stessa formula può essere invertita per risolvere problemi diversi dal calcolo della velocità. Possiamo, per esempio, immaginare di conoscere la velocità con cui un oggetto si muove e di utilizzare questo dato per calcolare invece lo spazio percorso quando conosciamo il tempo trascorso, oppure per calcolare il tempo necessario a percorrere un certo spazio quando si conoscono la velocità e lo spazio. Vediamo i due tipi di problema. Supponiamo di avere un'automobile che sta viaggiando ad una velocità v di 100 km/h e supponiamo di voler percorrere una distanza predefinita, per esempio una distanza che collega due città. Faccio riferimento alla città in cui abito, supponiamo da Catania di voler raggiungere Palermo. La distanza da percorrere è di circa 200 km. Allora, questo è un caso in cui conosciamo la velocità e conosciamo lo spazio da percorrere, quindi 200 km corrisponde al delta x, lo spazio percorso. Allora, come si fa in questo caso a calcolare il tempo necessario a percorrere tale spazio? Beh, bisogna invertire questa formula. Sfruttiamo le proprietà delle uguaglianze che conosciamo dall'algebra elementare del primo anno. Moltiplicando il primo membro di questa uguaglianza e il secondo membro per una stessa quantità, otteniamo un'uguaglianza equivalente. In particolare moltiplichiamo sia il primo che il secondo membro per l'intervallo di tempo delta t. E abbiamo delta t per v uguale delta x su delta t per delta t. Abbiamo moltiplicato sia a sinistra che a destra per l'intervallo di tempo. Questo ci permette di semplificare laddove il delta t compare sia a moltiplicare che a dividere. Inoltre, se andiamo a vedere cosa è rimasto, e lo riscriviamo sotto, ora da qui, in un ulteriore passaggio, ci ritroviamo con delta t per v lo posso anche scrivere prima, posso cambiare di posto i due fattori senza cambiare il risultato, che è uguale a delta x, ciò che è rimasto dopo la semplificazione. Adesso, siccome io sto cercando l'intervallo di tempo, cioè questo oggetto qua, devo far sparire v, che deve comparire al secondo membro. Un trucco è quello di dividere primo e secondo membro per una stessa quantità e otteniamo di nuovo un'uguaglianza equivalente, quindi dividiamo primo e secondo membro per la velocità e otteniamo così la seguente uguaglianza. V per delta t diviso v è uguale a delta x diviso v. Anche qui abbiamo una semplificazione. V e v si semplifica in quanto si trova sia a moltiplicare che a dividere. Ciò che rimane dalla semplificazione è la formula che stiamo cercando, quella cioè che permette di calcolare l'intervallo di tempo conoscendo lo spazio da percorrere e la velocità. Precisamente delta t uguale delta x fratto v. Ecco la formula inversa che stavamo cercando. Questa invece era la formula di partenza, utile quando si conoscano lo spazio percorso e il tempo. Ora noi abbiamo come spazio percorso, cioè delta x, 200 km e come velocità 100 km su ora. Dobbiamo calcolare con questa formula l'intervallo di tempo. Andiamo a ricopiare questa formula. La pagina successiva e andiamo ad applicarla nel nostro caso. Al posto di delta x mettiamo 200 km, al posto della velocità mettiamo 100 km su ore. Vediamo subito che è possibile una semplificazione visto che la divisione è per un numero facile. 0, 0, 0 e 0 si può semplificare e abbiamo 2
come risultato numerico. Inoltre si semplifica anche chilometri a moltiplicare e chilometri a dividere. Resta ore, che trovandosi al denominatore del denominatore, passa al numeratore e quindi come risultato otteniamo 2 ore. Significa che per percorrere 200 km con una velocità di 100 km orari occorrono 2 ore. È chiaro che qui i numeri sono facili e si poteva arrivare intuitivamente a questo risultato, semplicemente ragionando sul fatto che se devo impiegare, se io riesco a percorrere 100 km in un'ora, per percorrere 200 km mi bastano 2 ore. Però non sempre i numeri sono così facili. Se ci sono dei numeri più complicati, ad esempio con una velocità, supponiamo, di 75 km orari e un tempo delta t di già, supponiamo, di 1,7 ore. Scusate, no, il tempo stiamo supponendo di non conoscerlo, quindi prendiamo uno spazio da percorrere, delta x, supponiamo che sia di 174 km. Quel ragionamento semplice non era applicabile. Invece, utilizzare la formula inversa di prima permette di arrivare anche a calcolare il tempo in questa situazione più generica. In questo caso, delta t è pari a, al posto di delta x mettiamo 174 km. Al posto della velocità mettiamo 75 km su ore. Di nuovo semplifichiamo chilometri e chilometri, questo l'abbiamo imparato. Dobbiamo solo eseguire l'operazione più complicata con una calcolatrice adesso. Quindi abbiamo da eseguire la divisione 174 diviso 75 e otteniamo il risultato di 2,32 ore. Ricopiamo il risultato, 2,32 ore. Poi, altro problema è quello di convertire la parte decimale, 0,32, in minuti e secondi. Questo qui è un aspetto che possiamo trattare in modo abbastanza semplice. Quando abbiamo una parte decimale che deve essere di un tempo espresso in ore, che deve essere convertito in minuti e secondi, ricordiamoci la suddivisione sessagesimale delle ore in minuti e secondi. Precisamente noi dobbiamo convertire lo 0,32 ore in minuti, cominciamo da questo. Qui basta utilizzare una proporzione. 0,32 ore può essere convertita in minuti così. 0,32 ore sta a un'ora, come n minuti sta a 60 minuti. In questo modo ad un'ora corrispondono 60 minuti, a 0,32 ore corrisponde un numero di minuti da determinare. Ricordiamoci come si risolve una proporzione, stiamo cercando un medio, basta fare il prodotto degli estremi, cioè 60 per 0,32 diviso il medio conosciuto. In questo caso dividere per 1 è irrilevante. Quindi otteniamo come numero di minuti 60 per 0,32 diviso 1. Capiamo subito che dividere per 1 è superfluo. Per cui in pratica scopriamo subito che per ottenere il numero di minuti basta moltiplicare la parte decimale 0,32 per 60. Ancora una volta ci arriva in aiuto la calcolatrice. 60 per 0,32 è uguale a 19,2 minuti. Quindi il tempo che avevamo ottenuto era di 2 ore e 19,2 minuti. Anche qui vediamo che c'è una parte decimale nel numero di minuti. Questa può essere convertita in secondi esattamente con lo stesso procedimento, cioè 0,2 minuti corrispondono a 0,2 per 60 secondi. 0,2 per 60 secondi è come dividere per 5, quindi viene esattamente 12 secondi. E quindi il tempo da noi misurato è di 2 ore, 19 minuti e 12 secondi. Queste sono le parti numeriche. E queste sono le unità di misura differenziate nel sistema sessagesimale. Vediamo a questo punto un altro esempio, stavolta utilizzando una velocità in metri al secondo.
Sappiamo ad esempio che una persona sta camminando ad una velocità di 1,5 metri su secondi. Vogliamo sapere quanto tempo impiegherà per muoversi dalla casa all'ufficio, supponendo che la distanza da casa all'ufficio è di 2,5 km. Allora, questo può essere prima tradotto in metri e questo conviene farlo perché ci ritroviamo in questa situazione ad avere una velocità espressa in metri su secondi ed una distanza espressa in chilometri. In questo caso conviene rendere omogenee le unità di misura presenti nel dato di velocità e nel dato di distanza. Quindi o convertiamo la velocità in modo che al posto di metri ci siano chilometri, o più semplicemente convertiamo la distanza in metri, sapendo che ad ogni chilometro corrispondono a 1000 metri, quindi qua abbiamo 2,5 per 1000 metri, ovvero 2500 metri. A questo punto la formula che possiamo utilizzare è la stessa di prima, cioè questa qui, la andiamo ad applicare nel nuovo esempio. L'intervallo di tempo delta t è pari alla distanza da percorrere delta x fratto la velocità. Stavolta sostituiamo una distanza espressa in metri, 2500 metri, dividiamo per una velocità espressa in metri al secondo, cioè 1,5 metri su secondi. Anche qui, come prima, si semplifica l'unità di misura della distanza e rimane quella del tempo. Per cui abbiamo un tempo espresso in secondi, 2500 diviso 1,5. Lo andiamo a calcolare di nuovo con la calcolatrice. 2500 diviso 1,5 è uguale a 1,6 periodico moltiplicato 1000, quindi possiamo approssimare a 1667. 1667. Allora, adesso, se vogliamo convertire questo tempo da secondi a minuti e vedere così di quantificare meglio, secondo le nostre abitudini, a cosa corrisponde un tempo di 1667 secondi, ricordiamoci che se per passare da minuti a secondi occorre moltiplicare per 60, per passare da secondi a minuti occorre dividere per 60. Quindi proviamo a dividere 1667 per 60 e ottenere il numero di minuti. Allora, 1667 diviso 60 è pari a 27, qualcosa. Il virgola qualcosa è la parte decimale che invece va lasciata in secondi, quindi prendiamo soltanto la parte intera di questa divisione. Abbiamo cioè 27 minuti e per sapere quanti secondi sono rimasti? Basta vedere 27 minuti esattamente a cosa corrispondono in secondi e trovare così il resto della divisione. Se noi prendiamo 27 e lo moltiplichiamo per 60, questo corrisponde a 1620 minuti. Quindi significa che 1620 è divisibile per 60, 1667 no. Per cui, poiché la differenza tra 1667 e 1620 è pari a 47. Qui ci sono 47 secondi. Abbiamo così ottenuto il tempo espresso in termini più chiari. Cioè, da 1667 secondi sappiamo che il tempo corrisponde a 27 minuti e 47 secondi, diciamo poco meno di mezz'ora. Adesso vediamo un ultimo esempio di applicazione della definizione di velocità utilizzando un'altra formula inversa, quella che serve a calcolare lo spazio percorso. Partiamo di nuovo dalla definizione di velocità v uguale delta x su delta t. Per ottenere lo spazio percorso conoscendo la velocità e l'intervallo di tempo, quindi stiamo cercando delta x, basta semplicemente moltiplicare primo e secondo membro per delta t. Quindi un primo passaggio, come abbiamo fatto prima, è v per delta t uguale delta x su delta t per delta t.
Ancora una volta c'è la semplificazione delta t a moltiplicare delta t a dividere e otteniamo direttamente la formula che stavamo cercando. Infatti abbiamo v per delta t uguale delta x. E scambiando di posto primo e secondo membro, cioè portando questa espressione qui e questa espressione qui, otteniamo delta x uguale a v per delta t. Ecco la seconda formula inversa che permette di calcolare lo spazio quando si conoscono la velocità e l'intervallo di tempo. Facciamo un esempio pratico. Supponiamo di voler valutare le capacità di un aereo di linea in termini di percorrenza chilometrica, sapendo che l'aereo ha una velocità di crociera di 900 km orari, e inoltre supponiamo che la capacità del serbatoio è tale da garantire un totale di 3 ore e mezza di volo, quindi 3,5 ore di volo. Vogliamo sapere quant'è la distanza massima percorribile da quest'aereo, sapendo che riesce a volare per 3 ore e mezza ad una velocità di 900 km orari, in modo da farci il conto di quali possono essere le destinazioni raggiungibili partendo da un aeroporto di riferimento. Allora, utilizziamo questa formula, abbiamo delta x uguale velocità per intervallo di tempo, ovvero 900 km orari per 3,5 ore. Stavolta semplificarsi è l'unità di misura del tempo che si trova a dividere e a moltiplicare. E abbiamo così delta x 900 per 3,5, possiamo eseguirlo con la calcolatrice. E abbiamo 3150. 3150 km, che è l'unità di misura che è rimasta. In questo modo abbiamo un'idea di qual è la distanza massima percorribile da quest'aereo. Sappiamo che ha un raggio d'azione di poco più di 3000 km. Quindi, per esempio, con questo aereo non sarebbe possibile fare un viaggio intercontinentale, per esempio dall'Europa agli Stati Uniti, in quanto la distanza da percorrere sopra l'oceano è maggiore di 3000 km. Un altro esempio, e chiudiamo con questa lezione, stavolta utilizzando una velocità espressa in metri al secondo. Supponiamo di avere una persona che è in grado di correre ad una velocità, stavolta non parliamo di corsa da centometrista, ma di una corsa caratteristica su lunga distanza. Supponiamo che riuscendo a tenere una corsa con una velocità di 10 metri al secondo non abbiamo molto tempo, quindi supponiamo che la velocità sia un po' più bassa, cioè di 5 metri su secondi. Supponiamo che una persona sia in grado di percorrere a questa velocità una distanza che dobbiamo calcolare, riesce a tenere questo passo per un tempo complessivo di 8 minuti. Queste sono le capacità di questa persona. Vogliamo sapere quant'è la distanza che riesce a percorrere. Allora, anche qui abbiamo questa situazione. La velocità contiene l'unità di misura del tempo in secondi, mentre il tempo noi lo conosciamo in minuti. Allora conviene prima convertire il tempo da minuti a secondi. 8 minuti sono 8 per 60 secondi, cioè 6 per 8, 48, 480 secondi. A questo punto prendiamo la formula di prima. E la riportiamo qui. E scusate l'errore. E abbiamo una velocità di 5 metri su secondi che moltiplica un tempo di 480 secondi. Ancora una volta si semplifica l'unità di misura del tempo e rimane quella della posizione. Quindi 5 per 480, allora possiamo subito vedere, 4 per 5 fa 20, quindi abbiamo una base di 2000, 5 per 8 fa 40, quindi viene 2400 metri, cioè 2,4 km. Questa è la distanza che riesce a percorrere questa persona in un tempo di 8 minuti.